Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Povia, il noto cantante italiano, è stato recentemente cacciato da una festa a Nicelino, in provincia di Torino, a causa delle sue idee ritenute inaccettabili dal sindaco del paese. Il cantautore aveva previsto di esibirsi e fare da giurato ad un contest locale, ma la sua partecipazione è stata annullata all'ultimo momento. Attraverso un video su Facebook, Povia ha espresso la sua delusione per essere stato escluso da questo evento, sottolineando che questa è la 40esima volta che gli viene negata la possibilità di esibirsi a causa delle sue opinioni. Ha difeso le sue idee, affermando di essere una persona normale che trasforma in canzoni tematiche spesso ignorate dalla musica mainstream. Il cantante ha anche criticato l'ipocrisia di chi parla di libertà e inclusione, ma poi esclude chi ha opinioni diverse. Ha chiesto ai suoi fan di condividere il suo sfogo per contrastare la blacklist in cui è finito a causa delle sue convinzioni. Dall'altra parte, il sindaco di Nicelino ha difeso la decisione di escludere Povia, sottolineando che le sue posizioni su temi come il Novax, l'omofobia e l'aborto sono in netto contrasto con i valori della democrazia. Questa vicenda ha suscitato l'interesse della politica, con diverse personalità che si sono schierate a favore del cantante e altre che hanno appoggiato la decisione del sindaco. Il caso di Povia a Nicelino ha quindi generato su un dibattito su libertà di espressione e diritti civili con diverse reaclasse.